Ettore Andrea Masciangelo, a che punto è la costruzione del nuovo Chieti e se è contento di come stanno andando le trattative fino a questo momento? Beh, come sempre fate sempre la parte tecnica, invece io parlerei della costruzione di questa società. Tra un po' ci arriviamo, intanto andiamo un po' sulla parte tecnica che interessa tanto ai tifosi. Tifosi, la parte tecnica se ne sto occupando, come già abbiamo specificato, il consulente di mercato Ian Ottitoni, che insieme al mister Grandoni stanno lavorando notte e giorno per cercare di fare una buona squadra, una squadra sicuramente che deve essere completata e paghiamo un po' il ritardo perché siamo partiti comunque che il 5 luglio parlavamo ancora di una società che doveva essere trasformata, però sicuramente stanno facendo un buon lavoro, stanno dando tutto loro stessi, stanno seguendo le direttive della società e presto avremo la rosa completa. Tra l'altro un nome solo facciamo che è quello di Dos Santos, no? Sulla bocca di tutti, tra l'altro la sua ex squadra lavastese lo vorrebbe con Amelia, almeno su questo nome ci puoi dire com'è la situazione? Sicuramente un giocatore interessante, come società, proprio oggi col presidente abbiamo parlato, ci siamo posti il limite massimo di domani, noi cercheremo di fare di tutto per chiudere la trattativa, ma sempre con un limite perché questa società si è posta degli obiettivi, soprattutto strutturali, soprattutto di budget, senza fare voli pindarici e senza fare promesse inutili. Noi dobbiamo costruire un gruppo importante da tutti i punti di vista. Abbiamo tempo, è un progetto a medio e lungo termine, quindi chi vuole venire a Chieti deve sapere che viene a Chieti per iniziare un discorso lungo e importante soprattutto, non per l'offerta migliore o per fare chissà che. Quindi ci siamo posti il limite massimo domani, cercheremo di dire la nostra, ma far capire al giocatore che se vuole venire a Chieti le porte aperte, ma le condizioni devono essere che deve credere in questo progetto, credere nel Chieti e nella città di Chieti soprattutto, altrimenti ci sono tanti altri profili e non ci fasceremo, andremo avanti. Detto, parliamo di ristrutturazione societaria. Il 5 luglio si doveva ancora iniziare con le basi. Qual è il progetto dal punto di vista societario? Il progetto di costruire una società nel futuro che possa regalare sicuramente palcoscenici diversi alla città, perché la merita sicuramente, però i piedi devono essere messi per terra, bisogna lavorare sodo perché i problemi sono tanti, dalle strutture a tutto quello che comunque non esiste più nell'Abruzzo, perché alla fine le realtà strutturate sono poche. Oggi abbiamo lo stadio, non l'abbiamo. Non abbiamo le strutture per niente, il settore giovanile abbiamo fatto il primo passo, abbiamo comunque acquistato il River e insieme abbiamo fatto un progetto importante, quindi noi stiamo cercando di fare le cose per bene, con serietà, e quindi chiediamo fiducia. La cosa positiva è che stiamo riscuotendo molto successo da parte dell'imprenditoria locale, perché secondo me hanno visto che comunque siamo persone per bene, serie, che non vogliamo fare le cose così improvvisate, ma vogliamo dare il nostro unico obiettivo, ripeto, è dare continuità e serietà a questa società per un lungo periodo.